vedrete poi pieghevole e ci sono i loghi di tutti coloro che concorrono a questo risultato. Tra questi loghi c'è il logo dell'Erasmus, ESN, che è esattamente Erasmus Student Network. Di questo network faceva parte un nostro concittadino, che è Cristian Tallarida, e il fatto che Erasmus sia coinvolto, ci saranno degli studenti Erasmus che verranno qui, verranno in nome di Cristian, verranno perché questa mostra ha un senso ulteriore per il fatto di svolgersi nella città di Cristian, a cui noi dedichiamo un pensiero, ma che, dicevamo prima con Orazio, le cose non accadono mai per caso. Un'ora fa, casualmente, mi è stata regalata questa rosa e ho voluto portarla in mostra perché ci siamo detti che per noi questa rosa ha un valore simbolico, è come se ci fosse una presenza in più questa mattina. E noi speriamo, confidiamo, che Cristian possa essere contento che la sua città ospiti questa mostra con Alessio, con cui si conoscevano molto bene, e con la partecipazione del gruppo Erasmus di cui lui faceva parte. Per cui il nostro pensiero e il senso che noi vogliamo dare a questa mostra a Busto Arsizio ha un valore ulteriore ed è in qualche modo, idealmente, lo dico anche se non volevi che lo dicessi, dedicata a Cristian. E ringrazio Orazio per essere presente, ringrazio anche la Presidente del Consiglio Comunale Laura Rogora, ringrazio il consigliere Presidente della Prima Commissione Orsi. Orazio non è solo in veste di padre, è anche in veste di Presidente della Commissione Cultura, non dimentichiamocelo mai, così speravo di strappargli un sorriso. E ringrazio tutte le associazioni presenti per essersi uniti a noi in questo momento che per ora è la presentazione alla stampa, ma che poi domenica invece segnerà l'apertura ufficiale della mostra.